Ciao dai miei orecchi, benvenuto in questa pagina fan, benvenuto nel mio canale, adesso dipende poi nel mio canale YouTube, dipende da poi dove vedrai questo video. Oggi voglio presentarti un libro molto molto interessante, un libro che guarda, dirti la verità, questo qua, questo libro, Lo Spirito del Reiki, l'ho letto nel 2004, quando ho fatto il mio Master Reiki, quando ho iniziato a insegnare. L'ho letto, ho detto, cavolo, che libro interessante, no? Ho letto tutto, avanti, sì, adesso faccio le pratiche che ci sono scritte, bello, 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 ho fatto niente. È così. E quindi, crescendo, sono passati più di 20 anni, e quindi crescendo ho sempre sentito dentro come se avessi perso qualcosa, no? Come se non mi fossi dato la possibilità di migliorarmi o la possibilità di fare qualcosa di migliore e di meglio nella mia vita. E quindi sai cosa ho fatto? L'ho ricomprato perché la Mediterranea lo stampa ancora, ci sono tante persone che fanno Reiki, che lo comprano, perché le informazioni contenute qua dentro sono basilari, sono informazioni che non cambieranno mai, sono informazioni che ti spiegano benissimo come il Reiki è una via spirituale, ti spiegano tecniche per stare meglio, meditazioni, e quindi sono cose che di cui avremo sempre bisogno, anche fra 2000 anni. Magari sarà cambiata la tecnologia, non esisterà più il libro cartaceo così com'è, magari ci metteranno, non so, un qualcosina da qualche parte, leggeremo questo libro, con gli occhi faremo il pagamento del libro, chiudendoli così. Però quello che voglio dirti è una cosa, non lasciarti sfuggire questa occasione di leggerti questo libro. Io, come detto, l'ho letto 20 anni fa e non l'ho applicato. Quindi mi sono lasciato, diciamo, sfuggire l'occasione di poter già fare qualcosa di buono e di migliore molto tempo fa. Poi qualcuno può dire, va bene, ma forse non eri pronto, non eri maturo. Va bene, io però adesso sto facendo questo video per te. Prendilo, comincia a leggerlo. Qui capisci che Reiki è una via spirituale, capisci come lo spirito influisca la nostra mente, il nostro corpo, il nostro benessere, e quindi come Reiki è proprio la via per il tuo benessere psicofisico e energetico, la totalità, no? Reiki è una disciplina spirituale. Dopo, naturalmente, aver fatto questo, iniziando a praticare Reiki, ti accorgerai che avrai molti benefici anche a livello concreto. Vuol dire a livello del fisico, a livello di pensieri, a livello di salute, però ricordati che qui è la via spirituale, la via del Reiki. E in questo libro viene spiegato bene, c'è anche la storia del maestro Usui, vengono spiegate alcune tecniche molto interessanti, come guarire col soffio, per esempio. Sappiamo che negli antichi testi si parla sempre della guarigione col prana e col soffio, no? Non a caso si dice, mi pare, non voglio adesso dire castronate, ma sai quando si andava all'oratorio si diceva, no, che Dio aveva plasmato l'uomo che col soffio gli diede la vita, no? Quindi abbiamo del prana, dell'energia che esce, tu questa energia che esce, no, la veicoli tramite il Reiki e puoi fare dei trattamenti laddove magari con le mani non riusciresti ad arrivare o in un modo diverso puoi portare la guarigione, il benessere, l'autoguarigione alle persone. E più un'altra tecnica particolare che c'è dentro è quella di inviare energia Reiki con la vista. Interessantissima. Tu sai benissimo perché mi segui da tanto tempo. No, sai molto bene che l'80% della nostra energia viene presa dalla vista. Ed è per quello che quando si medita si chiudono gli occhi per non avere dispersione di energia. E quindi come noi possiamo così durante il giorno perderci, diciamo, perdere questa energia, no? Possiamo comunque veicolarla. E quindi attivandoti al Reiki e facendo le cose che sono spiegate nel libro, puoi inviare energia a distanza, ai fiori, alle persone, alle cose. Ho alzato la testa perché davanti a me è il balcone di casa, quindi guardavo fuori le mie piante. Ecco, dai, un libro interessante da leggere sia per te che fai Reiki, sia per te che ancora non hai fatto Reiki e non sai cosa leggere. Beh, puoi iniziare da qua, ci hai spiegato tutto, quasi tutto, diciamo. E per te che non fai Reiki, se vuoi sapere comunque da subito cos'è il Reiki, come si può iniziare a farlo, vai sul mio sito, il mio reiki.com, lì troverai tantissime informazioni, altri video dove ti spiego cos'è il Reiki e come iniziare.
E quindi cosa dirti? Un bel mi piace se ti è piaciuto il video, se pensi che possa essere d'aiuto a qualcuno, condividi pure, la lettura fa bene all'anima e al cervello e buona lettura e alla prossima!